Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Valerio Cattaneo, con 47 voti, è stato confermato alla presidenza del Consiglio regionale. Nelle altre votazioni del 21 novembre per il rinnovo dell'ufficio di presidenza c'è stata la conferma del vicepresidente di minoranza Roberto Placido, Partito Democratico, e l'elezione per la maggioranza di Fabrizio Comba del Popolo della Libertà, subentrato Roberto Boniperti di Progettazione. Confermati anche i consiglieri segretari Lorenzo Leardi, PDL, Gianfranco Novero, Lega Nord, e Tullio Ponso, Italia dei Valori. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Sono soddisfatto della mia rielezione alla carica di Presidente del Consiglio regionale Piemonte con una maggioranza molto ampia che va ben al di là della parte politica che mi ha proposto e mi ha espresso. Questo risultato lo voglio vivere come un impegno per continuare con lo stesso stile istituzionale, super partners e di garanzia per l'intero Consiglio regionale. I nuovi centri commerciali non potranno avere una superficie maggiore del 15% di quelle complessive degli esercizi di vicinato e le tempistiche per la realizzazione non potranno superare i 5 anni. Queste le principali novità della delibera approvata dal Consiglio regionale sulla programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Crediamo che sia sulle cosiddette aree L1, cioè le grandi aree non addensate ai centri commerciali, che sugli L2 si potevano mantenere i limiti dimensionali massimi. In Regione Piemonte pensiamo che ancora oggi si potranno avere grandi centri commerciali, mentre bisogna tutelare di più gli esercizi di vicinato. Gianluca Vignale, Progettazione. Si potrà costruire nuove aree solo su fabbricati dismessi e la superficie complessiva non potrà essere superiore del 15% per i negozi, cioè gli esercizi di vicinato, quelli che impattano maggiormente sul commercio tradizionale. Un punto rispettato nella difesa del commercio di vicinato. In occasione della giornata commemorativa di domenica 25 novembre, il Consiglio regionale, con un minuto di silenzio, ha ricordato le donne vittime di violenza. L'Assemblea ha poi approvato un ordine del giorno presentato da Giuliana Manica, presidente della Consulta delle Elette, che invita il governo italiano ad applicare le direttive indicate dalla Convenzione di Istanbul e la Giunta regionale a perseguire politiche per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Per la prima volta il 20 novembre il Corecom Piemonte ha risolto gratuitamente una controversia tra un utente di Torino e una compagnia telefonica che in precedenza non avevano raggiunto una conciliazione. Il gestore ha stornato gli importi delle fatture contestate e pagato 100 euro di indennizzo. Con le nuove deleghe ricevute dall'Agicom, il Corecom può infatti definire le controversie in seconda istanza ed evitare alle parti il ricorso al tribunale o all'authority. Dal Consiglio regionale è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.